Forse degli attuali presenti solo Domenico Barricelli se lo ricorderà, ma noi con l'Associazione Italiana di Valutazione abbiamo facemmo un seminario nel 2004 nel congresso, uno dei primi congressi dell'Associazione Italiana di Valutazione, era a Milano e l'anno successivo nel 2005 mi sembra a Catania. I paper che abbiamo selezionato sono secondo noi di grande interesse perché affrontano esattamente alcune delle questioni centrali della formazione continua in Italia, proprio per come le avevamo previste all'interno della call for papers. Per cui io passerei alla prima presentazione. Il primo paper è stato scritto da Domenico Barricelli e da Simona Carolla. Gli cedo la parola. Dunque, non so se vuoi condividere tu, Simona, Sì. intanto per presentare il nostro paper. Io cercherò soltanto di fare, come dire, un piccolo quadro iniziale perché abbiamo deciso di intitolarlo così il nostro paper. L'Italia non è ancora un paese per lavoratori autonomi, analisi valutazione di informativi indipendenti. Perché questo? Perché, insomma, in qualche modo il noto romanzo dello scrittore americano Cormac McCarthy, che scriveva Non è un paese per vecchi, insomma, per analogia ci riporta un po' alla condizione del lavoro autonomo in Italia, che ancora ha ampie zone grigie, nonostante, insomma, quell'evoluzione anche di questo aggregato, che è un aggregato anche composito che conta oltre 5 milioni di occupati. Siamo secondi solo alla Grecia in rapporto anche con i lavoratori dipendenti. Quindi siamo interrogati, questo l'abbiamo fatto già in un lavoro precedente nel 2013, analizzando gli investimenti, anche la formazione, ma gli approcci alla formazione delle varie categorie. E in tal senso abbiamo fatto una sorta di clusterizzazione che ci ha aperto un po' la pista su questo tema. Quindi riprendiamo con la collega Simona Carolla in qualche modo un tema su cui in qualche modo andiamo a presentare come dire, l'andamento rispetto al lavoro dipendente, la composizione di questo macro aggregato suddiviso per i vari profili professionali che sono molto importanti per andare a definire anche policy o valutazioni. E in questo poi andremo a presentare i comportamenti formativi attraverso i risultati dell'indagine Indaco Adulti, l'ultima indagine che abbiamo fatto diciamo con INAP, e addirittura una indagine previsionale che proietta lo scenario del lavoro autonomo nella prospettiva decennale attraverso il metodo Delphi, con la consultazione di un panel di esperti qualificati e diciamo su varie aree disciplinari. E questo poi chiuderemo, quindi darò la parola a Simona per introdurre gli aspetti riguardo alla composizione e ai comportamenti formativi, e poi riprendere io la presentazione, diciamo, in anteprima di questi risultati di un'indagine previsionale chiusa a luglio, e poi, diciamo, una piccola riflessione su quello che può essere, diciamo, il riflesso sulla valutazione. Grazie Vai. Domenico. Sì, come diceva il collega Barricelli, la popolazione dei lavoratori autonomi costa di 5 milioni di occupati, poco più di un quinto degli occupati totali, e include al suo interno una serie di sottocategorie, ognuna delle quali ha dei specifici comportamenti anche in riferimento
alle scelte formative. Si tratta di un macroaggregato di lavoratori che annovera al suo interno gli imprenditori, i liberi professionisti che suddivisi tra appartenenti a ordine o non, i lavoratori in proprio che invece sono il segmento maggioritario che conta quasi 3 milioni tra commercianti e artigiani, i collaboratori e i soci di cooperativa e coadiuvanti familiari. Questo tipo di aggregato di lavoratori è un aggregato che vive una diversa e difficile condizione lavorativa rispetto al lavoratore al lavoro indipendente e cogliere in modo univoco i comportamenti relativi alla formazione continua di questa fascia di occupati non appare semplice, soprattutto a seguito della fase recessiva che li ha colpiti duramente rispetto alle altre categorie di occupati, una crisi che nell'arco di più di un decennio le ha colpiti duramente, appunto, li ha fatti contrarre dal 2007 al 2017 del ben 9,1%. Rispetto invece alla quota dei lavoratori dipendenti che è cresciuta del 2,7%, una situazione che poi si è aggravata ulteriormente negli anni successivi, come possiamo ben vedere, a seguito anche della pandemia da Covid-19 che ha rimarcato con più forza questo tipo di contrazione. Contrazione che ha investito tutti i segmenti della macrocategoria degli indipendenti, tranne quella dei professionisti senza dipendenti, che invece è cresciuta del 28,7%. Una categoria che ha potuto contenere gli effetti della crisi probabilmente anche per le specificità degli ambiti di appartenenza economica in cui opera, che sono a maggior valore aggiunto in termini di innovazione e nutrita anche dalla concomitante ridimensionamento della classe dei professionisti con dipendenti che, come vediamo, diminuisce di 10,2%. L'analisi della partecipazione specifica alle attività formative nell'arco temporale evidenziato, quindi dal 2007 al 2017, mostra un aumento del tasso di partecipazione ad attività formative di tipo non formali dal 4,7 al 7,3%. Per attività formative non formali si intendono tutte quelle attività di apprendimento strutturate, quindi corsi di formazione, workshop, i seminari, che possono prevedere rilasciare un attestato, ma non prevedere modificare il proprio titolo di studi. Quindi sono ad esclusione tutti i corsi di istruzione scolastica, universitaria, accademici, eccetera. Come dicevo, in questo aumento, crescita, in questa crescita, considerazione, non si registrano forti differenze tra i lavoratori dipendenti e quelli indipendenti, che aumentano quasi nello stesso ordine di grandezza. Per quanto riguarda gli autonomi, lo vediamo qui, sono le categorie degli imprenditori, dei lavoratori in proprio e degli altri autonomi che raddoppiano le loro quote partecipative nel novennio, e questo probabilmente perché spinti dalla necessità di aumentare la propria competitività in relazione anche ai cambiamenti intervenuti negli anni, come può essere ad esempio l'avvento appunto della rivoluzione digitale. Stabile in questo arco temporale soltanto le collaborazioni coordinate e continuative, le prestazioni d'opera occasionale, presumibilmente dovuto a un minor ricorso verso questo tipo di contratto e quindi che ha comportato come conseguenza una riduzione degli investimenti formativi per questa categoria di lavoratori. La meno incisiva come crescita alla partecipazione formativa è quella dei liberi professionisti, rappresentanti comunque da sempre la categoria degli indipendenti che si formano in maggior misura rispetto ad altri.
In quanto hanno più attenzione, riservano più attenzione verso l'aggiornamento continuo, sia in termini di obbligo formativo che di opportunità di crescita di mercato e di clientela. Le tendenze finora osservate vengono confermate anche negli anni a seguire, avvalorate da quanto emerso dai primi risultati dell'ultima edizione dell'indagine sui comportamenti formativi degli adulti, appunto Indaco Adulti, realizzata da INAP nel 2020 e finalizzata a ricostruire un quadro della diffusione dell'apprendimento permanente tra gli individui residenti in Italia di età compresa fra i 18 e i 64 anni nei 12 mesi precedenti all'intervista. Dall'indagine la quota dei liberi professionisti e partecipanti ad attività di tipo non formale sono quelli maggioritari, sono quelli che rispetto alla media la superano di 10 punti percentuali tra questi sono molto più frequenti quelli iscritti ad un ordine professionale rispetto invece a chi non lo è. D'altro canto invece abbiamo i lavoratori in proprio che partecipano meno assiduamente alla formazione non formale e staccano quindi dalla media di ben 15 punti percentuali. La crescita progressiva dei settori specialistici indirizzati alle piccole e medie imprese e anche la crescita dei professionisti e dei freelance che operano nei settori dei servizi potrebbero essere considerati alla base di questo maggior coinvolgimento appunto di questa categoria degli autonomi. Infatti, rispetto al settore di appartenenza, vediamo che la più alta quota partecipativa è senz'altro quella della riscontrata nel settore degli altri servizi, dove si concentrano appunto gli indipendenti con alte figure professionali che operano in campi specialistici che vanno dalla ricerca e sviluppo alla consulenza legale a quella amministrativa e finanziaria e così via. Per quanto l'indagine, dalle prime evidenze dell'indagine di Indaco Adulti, si conferma tra le altre anche la tendenza generale registrata negli ultimi anni in termini di partecipazione formativa degli adulti, rilevando quanto siano diverse le opportunità di accesso alla formazione per determinate fasce di popolazione. Infatti i fattori come l'età, il livello di istruzione, la condizione socio-demografica, professionale e occupazionale incidono ormai da tempo sui comportamenti degli individui, per cui risultano essere i giovani, i più istruiti, con una qualifica professionale più elevata, ad essere maggiormente agevolati nei processi di formazione e di apprendimento rispetto a chi invece è più vecchio e meno istruito e ha una qualifica lavorativa medio-bassa. Questa dinamica è una dinamica trasversale che quindi riguarda tutte le categorie dei lavoratori, privati o pubblici, dipendenti e indipendenti che siano. Tra gli autonomi, oltre ad essere maggiore l'attitudine delle donne rispetto agli uomini, e vediamo il 60,2% contro il 58%, risulta ampio anche il divario partecipativo che intercorre tra i più giovani, cioè dalle fasce che vanno dai 25 ai 44 anni, ai più anziani, gli over 50, che partecipano in maniera minore alla formazione. Così come la partecipazione cresce all'aumentare del livello di istruzione, passando dal 42 a chi possiede dei lavoratori meno scolarizzati al 75,5% invece di quelli che hanno un titolo di studio di livello universitario. A livello territoriale non abbiamo particolari rilevanze e differenze riguardo le aree geografiche di appartenenza.
Relativamente ai corsi di formazione, alla tipologia di corso di formazione frequentato, i partecipanti ai corsi, il 48,8%, sono coinvolti quasi nella stessa misura, sia nei corsi dedicati alla crescita professionale che in quelli obbligatori per legge. Il più limitato invece è l'interesse per i corsi con finalità personali. La partecipazione ai corsi di formazione presenta il tratto di regolarità già noto, cioè il maggiore interesse dei liberi professionisti verso i corsi di formazione, e la partecipazione meno assidua dei lavoratori in proprio. Per quanto riguarda il coinvolgimento degli imprenditori, è sempre inferiore a quello dei liberi professionisti, tranne che nei corsi di formazione obbligatoria. Nonostante quindi negli ultimi anni sia cresciuta l'attenzione verso le esigenze formative degli adulti, anche attraverso l'aumento delle risorse finanziarie ad essa dedicata, continuano ad esistere importanti gap di accesso alla formazione, e tra gli autonomi permane da un lato il divario tra le opportunità e i comportamenti dei liberi professionisti e quelli dei lavoratori in proprio a favore dei liberi professionisti, dall'altro invece abbiamo una notevole disparità di accesso alle opportunità formative in base ad alcune caratteristiche degli indipendenti, quali l'età, l'istruzione, i livelli di qualificazione e di professione. Domenico, passo a te. Non si sente nulla. Bene, grazie. Allora, sì, andiamo sulle slide successive. Allora, mi hai chiesto senza andare a, diciamo, disconnettere. Insomma, presenteremo proprio i risultati di questa indagine anche Delphi, che è stata fatta su un panel di esperti qualificati, da giuslavoristi a psicologi del lavoro, esperti di organizzazione, rappresentanti delle associazioni. Ecco, vediamo che faccio io. Condivido io lo schermo, ecco, e quindi in questo senso noi andiamo in qualche modo a individuare alcuni tracciati, nel senso che comunque il lavoro autonomo per gli esperti consultati, quindi andavamo a lavorare su questa indagine con la variante del metodo Dio e del metodo Delphi in una doppia consultazione, cercando di arrivare ad un grado di accordo su alcuni items che abbiamo in qualche modo messo sotto osservazione, che andavano dal mercato del lavoro alla formazione, all'apprendimento, agli strumenti anche di sostegno, in qualche modo agli strumenti anche fiscali, e per quanto riguarda questi aspetti, gli esperti si sono in qualche modo espressi. Abbiamo cercato di unire poi il grado di convergenza su alcune opinioni, sulle opinioni più rilevanti, per poter poi costruire lo scenario. Ecco, è scaturito questo, che in qualche modo lo scenario che viene presentato dà riferimento il lavoro autonomo è un asset strategico per il nostro paese, che in qualche modo dovrà essere sostenuto, e in qualche modo cresceranno ovviamente, questi seguiranno un po' le traiettorie, il seguire anche dell'avvento anche della digitalizzazione, e in qualche modo l'adeguamento di alcune skills importanti che andranno a sostenere questi ambienti digitali, quindi con alti livelli di istruzione. Infatti abbiamo visto anche dalle slide precedenti come i professionisti che hanno elevata qualificazione tengono ancora, le percentuali alte, e insomma è anche in linea con gli altri paesi, poiché in qualche modo si aggiornano, in qualche modo per obbligo normativo, ma anche per detenere anche quote di mercato e seguire in qualche modo anche lo sviluppo del nostro tessuto produttivo. Quindi in questo senso cresceranno anche molto le professioni che sono legate anche al
diciamo, a quello che è l'emergenza anche sanitario e anche in qualche modo contemporaneamente anche questo lavoro on demand che viene assolutamente monitorato da molte organizzazioni proprio perché diciamo, il lavoro autonomo noi lo stiamo guardando attraverso questi gruppi che abbiamo visto di lavoratori in proprio che ancora hanno livelli molto bassi di investimento formativo ma hanno anche performance diciamo ridotte perché ci sarà sempre un problema di andare a vedere il grado di autonomia, la motivazione e il grado di autonomia dei lavoratori. Quindi al crescere della qualificazione, al crescere delle possibilità che hanno i lavoratori autonomi di poter gestire il proprio lavoro, quindi contro la monocommittenza o la difficoltà di gestire tempo, luogo e orario di lavoro, sicuramente quello sarà uno spartiacque e quindi continuerà però anche il declino dei lavoratori autonomi tradizionali, dei piccoli agricoltori, gli artigiani, i commercianti che poi hanno, stanno nei mercati anche più tradizionali e anche le professioni a più bassa qualificazione. In qualche modo la digitalizzazione in questo modo spinge anche diciamo sui settori, quindi troveremo ancora dei divari territoriali, settoriali professionali a secondo di dove si va ad investire e in qualche modo questa pressione creerà dei vantaggi competitivi per quelle professioni che stanno investendo anche su aree più professionalizzanti per andare a intercettare anche i nuovi andamenti della domanda anche del lavoro e ovviamente anche le aree più avanzate, le discipline che hanno a che fare con la tecnologia, la scienza, insomma, e l'ingegneria. In qualche modo, diciamo, lo scenario presenta una polarizzazione quindi di professione, quindi anche il mercato, nonostante anche la digitalizzazione, può in qualche modo si può tradurre in una sorta di deriva socio-economica, in qualche modo mette di fronte, diciamo, in posizioni opposte i più qualificati, diciamo, con il lavoro più qualificato. In questo senso anche l'impatto abbiamo sondato anche l'impatto dell'emergenza pandemica che in qualche modo ha accentuato diciamo delle fragilità strutturali anche preesistenti, quindi su questo fatto anche ad intervenire con lentezza sicuramente, con ritrosia anche con degli interventi estemporanei, vedete anche il sostegno al reddito, insomma la mancanza di reddito, per esempio la Discol, diciamo l'ISCRO per tutti i lavoratori anche diciamo autonomi e diciamo con contratti anche coordinati e continuativi, però emergono nello stesso tempo anche nuovi settori che possono aprire a nuovi investimenti per nuove attività. In questo senso, nel breve, diciamo, abbiamo necessità di aggregare i professionisti e nel medio periodo diciamo, c'è la necessità di riorganizzare il lavoro. È stato comunque, c'è un'inadeguatezza del quadro normativo e regolatorio che ancora, diciamo, distingue per differenza il lavoro autonomo da quello dipendente, quindi in questo senso si richiama la necessità di lavorare sul welfare per le professioni ordinistiche ma anche quelle non ordinistiche soprattutto perché poi diciamo viene evidenziata la pressione fiscale giudicata eccessiva oppure diciamo l'equo compenso che in qualche modo anziché aprire diciamo il mercato invece ha agito in qualche modo in senso contrario addirittura in qualche modo cercando cioè non garantendo insomma livelli retributivi per i professionisti che si aspettavano. Quindi in qualche modo c'è la necessità di lavorare anche sul regime previdenziali per tutelare alcune categorie, le donne da un certo punto di vista, ma sappiamo anche quanto è difficile anche la legislazione di genere nel nostro paese, quindi in questo modo andrà rivisto, così come i giovani che hanno questa ritrosia ad entrare diciamo nel mercato, anche diciamo ad attivarsi come lavoratori autonomi, quindi creando anche problemi di tenuta al sistema pensionistico, soprattutto anche delle professioni che hanno la necessità anche in qualche modo di riorganizzarsi attraverso società tra professionisti. Sostanzialmente c'è una
c'è una tendenza a in qualche modo ad attivare un osservatorio sullo stato del lavoro autonomo in Italia attraverso un report annuale. Insomma, in sostanza questi sono gli elementi che siamo andati a individuare con l'analisi Delphi, quindi in qualche modo queste dinamiche espansive per i più qualificati, quindi dovremo dirigere anche per quei lavoratori autonomi, quindi artigiani, commercianti, dirigersi verso aree a più alto valore aggiunto e anche i nuovi ingressi dei lavoratori autonomi, addirittura l'imprenditorialità femminile che viene anche individuato come asset strategico nel PNRR, saranno comunque elementi guida proprio per attivare nuovo lavoro autonomo ad alto valore aggiunto e più qualificato. In qualche modo c'è questo rischio di svalutazione delle competenze e l'unica certezza è quella della awareness, cioè la consapevolezza del lavoratore autonomo di investire sull'apprendimento, sulla conoscenza e quindi anche sulla formazione. In questo senso però viene registrato un disallineamento tra l'offerta e la domanda di formazione. Quindi ci sono delle proposte molto molto importanti che vanno a vedere insomma la professionalità come un elemento che può contrastare questa deriva svalutativa che è data anche dalla globalizzazione anche del mercato e quindi dalla possibilità di in qualche modo gestire il lavoro autonomo anche con basso investimento in termini di risorse. Una specializzazione aumenta il potere contrattuale soprattutto di quei lavoratori meno indipendenti che abbiamo visto anche nella composizione che in questo senso possono aumentare il loro potere contrattuale. Quindi in questo investire anche nelle competenze non soltanto tecniche e specialistiche ma anche quelle trasversali per poter adeguarsi ai cambiamenti, in qualche modo trovare anche delle forme di riorganizzazione e di aggregazione tra professionisti, in questo diventa un elemento importante, così come la formazione diventa un elemento di rimente, ma è importante anche definire dei marchi di qualità, cioè sugli investimenti formativi, in qualche modo andare a valorizzare gli investimenti formativi e premiare anche gli investimenti formativi. Avete visto che le differenze sono molto elevate, anche se non sono raddoppiate per i lavoratori in proprio, sono cresciute quelle molto anche per obbligo di legge nel commercio e nell'artigianato. Ecco, per concludere, se dobbiamo andare a fare alcune considerazioni sulle valutazioni degli investimenti formativi proprio all'interno anche di un contesto come quello del congresso, in qualche modo c'è la necessità di lavorare per incentivare la valutazione della partecipazione, quindi distinguere per le singole categorie degli autonomi più fragili e questo per in qualche modo ovviare alla svalutazione delle competenze, in questo senso in termini di policy. Quindi che le policy devono essere anche differenziate per categoria, quindi non si possono in qualche modo fare degli interventi ad ampio spettro se non invece quelli più oculati e diretti verso alcune categorie. Quindi è inutile insistere su professionisti che hanno comunque un valore che è in linea con la media, ma dobbiamo andare invece a incrementare quelli che ancora sono bassi gli investimenti e soprattutto lavorare sulla consapevolezza della crescita anche della cultura, della formazione, della crescita anche autonoma responsabile dei lavoratori in proprio, no? Però lo dobbiamo fare attraverso la migliore fruizione della formazione che ha messo in evidenza come gli attuali sistemi formativi siano in qualche modo digital, no? Fisici e digitali, quindi bisogna ripensare la formazione attraverso anche gli strumenti che abbiamo a disposizione, ma soprattutto in qualche modo anche ad assecondare i differenti bisogni in termini di tempo dei soggetti che partecipano. In questo senso andare a definire valutazione dei bisogni di competenze e le ricadute degli apprendimenti, mentre si fa nelle imprese, è difficile farlo anche con i lavoratori autonomi, questi sistemi di valutazione possono essere anche
in qualche modo messi a disposizione da circuiti associativi, aggregativi, che possono mettere insieme diciamo delle risposte ai fabbisogni, ma attraverso una valutazione attenta di quello che poi sono in ogni modo gli apprendimenti diciamo che vengono poi utilizzati nel proprio lavoro. Insomma, questo è in sostanza il quadro. Grazie. Bene, grazie a Domenico Barricelli e a Simona Carolla per la presentazione molto interessante. Io direi che se siete d'accordo potremmo interagire anche subito alla fine di ogni presentazione, per cui chiedo se nel pubblico c'è qualcuno che vuole intervenire. O altrimenti posso sì, prego. Buongiorno, innanzitutto grazie per le presentazioni. Sono Pina De Angelis, sono membro del direttivo, ci siamo presentati forse prima. Io prendo questi incontri, queste sessioni al congresso come momenti proprio di confronto, no? E allora quello che chiedo a noi tutti è se come posso dire, in alcuni casi gli studi che facciamo si spingono fino alla valutazione, no? Intesa come nel senso che forse quest'oggi anche Daniela Mark ha immaginato, cioè prefigurato, sia un uso della valutazione che in qualche modo dia indicazioni di politica, no? E questo è molto legato, noi che facciamo valutazione, al saperla comunicare, no? E in alcuni casi anche al spingerci sul capire quali sono i meccanismi che fanno funzionare una cosa piuttosto che non la fanno funzionare. No? Quindi il rischio di parlare di una ricerca, no? Senza farla diventare una ricerca valutativa, cioè quindi senza finalizzarla ad un utilizzo più di strumento per modificare, no? Per capire che cosa portare come elemento aggiuntivo. Devo dire tentativo, modalità che in qualche modo ho ritrovato più nella seconda presentazione, con quelle che forse classicamente, tradizionalmente si chiamano raccomandazioni, sulle quali però mi viene anche una domanda da chiedervi, perché noi siamo partiti all'interno di un contesto dove il lavoratore autonomo è stato studiato rispetto all'utilizzo e alla fruizione della formazione. Ma una cosa che mi chiedo è se la valutazione dovesse in qualche modo visualizzare la figura del lavoratore autonomo come una, come posso dire, soprattutto dei liberi professionisti, come una parte del mercato lavorativo che è periferico, ossia che è quasi una disfunzione di un mercato del lavoro che rende estremamente debole il profilo professionale, il profilo del libero professionista. Quindi, senza contestualizzare il lavoro autonomo all'interno di un mercato più complessivo, la valutazione riesce a dare indicazioni di policy oppure no? Non so se mi sono spiegata. Posso rispondere, Simona, in questo senso. Noi siamo andati proprio ad analizzare il lavoro autonomo proprio perché l'abbiamo visto come una traiettoria di sviluppo nei prossimi anni, cioè il lavoro autonomo sarà sempre più rilevante e crescerà, ci sono 28 milioni di lavoratori autonomi in Europa, quindi in qualche modo dovremo farci i conti, come facemmo i conti anche sempre con lo stesso istituto sulla microimpresa, insomma, che è stata definita soltanto contemplata nella classificazione PMI nel 2005, insomma, non poi così proprio per farla partecipare allo sviluppo del tessuto. Quindi noi parliamo della formazione, perché quindi parliamo dei lavoratori autonomi rispetto a una prospettiva di crescita che siamo andati ad analizzare. In tal senso abbiamo visto che nell'era della digitalizzazione cresceranno molto anche le professioni altamente qualificate, quindi abbiamo visto in qualche modo quello che caratterizza il nostro paese, ma questa prevalenza dei lavoratori autonomi, secondi solo alla Grecia,
Grecia, cioè che cosa nasconde sostanzialmente, quindi nasconde anche un lavoro di parasubordinazione, per cui dobbiamo andare in qualche modo ad approfondire attraverso questi focus approfondimenti diciamo la composizione, il suo andamento, capire sostanzialmente rispetto ad altri paesi come si sta ridefinendo. Se la Germania ha meno lavoratori autonomi, vuol dire che ha un sistema di imprese più strutturati, quindi la stiamo analizzando non soltanto la formazione ma attraverso il tessuto produttivo, il nostro tessuto produttivo, e capire quanto può crescere, capire quanto possiamo spostare il valore delle attività che stanno svolgendo 3 milioni di soggetti oggi, che in qualche modo al suo interno gli artigiani, ci sono gli artigiani tradizionali, ma ci sono gli artigiani digitali, ci sono i commercianti, commercio al dettaglio, diciamo al minuto tradizionali, che sono quelli che hanno sofferto di più, e invece ci sono i commercianti che commerciano attraverso il web. In questo senso noi stiamo facendo una riflessione che va in prospettiva, perché comunque viene ritenuto, ovviamente anche con il contributo degli esperti, un asset strategico che può svilupparsi, ma soprattutto per orientare tutte le nuove attività che sono rivolte, per esempio, anche con tutte le risorse del PNRR, siccome si parla anche nel congresso dell'AIM, si parla anche di questo, no? E siccome i giovani devono essere orientati verso delle attività, se saranno anche attività autonome, o tutte le iniziative di start-up, o tutte le professioni che stanno crescendo, tutte quelle non regolamentate, che diciamo che sono state regolamentate con la legge 4, che stanno crescendo rispetto a quelle ordinistiche. Quindi insomma lo stiamo facendo e stiamo vedendo. E perché la formazione? Perché abbiamo detto che quell'asset di conoscenza, di apprendimento, e quindi che ci rimanda alla formazione continua come elemento strategico, è un elemento su cui in qualche modo porre l'attenzione per poter in qualche modo inquadrare il fenomeno nel suo sviluppo. Non so se ho risposto. Bene, ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, passerei alla successiva relazione, perché siamo un po' in ritardo, temo. Allora, un attimo la carico. Eccolo qui. Allora, buon pomeriggio a tutti. Il nostro intervento ha per oggetto l'annoso tema dei divari territoriali, declinato con quella della formazione continua, e in senso lato anche con quello dell'innovazione tecnologica in tema di competenze innovative. E con l'espressione divari territoriali mi riferirò in prevalenza alle differenze tra i territori per quanto riguarda l'investimento delle imprese nella formazione continua, differenze nella spesa per occupati, differenza nella numerosità delle ore, differenza nei contenuti erogati e alcuni altri indicatori che vedremo meglio nel dettaglio. Oltre a me, il paper è stato messo a punto con i colleghi Roberto Angotti per l'appunto e Simona Carolla. Passerei alla prossima slide con i contenuti, semplicemente per dire che ci sarà una breve introduzione, un esame un po' della letteratura che abbiamo esaminato, ma poi passerei la parola per presentare i contenuti dell'indagine Indaco CVTS al collega Angotti. Ecco qui, quindi ci alterneremo in questa presentazione, iniziamo subito visti i tempi. E volevo mettere all'appunto sulla formazione continua, sulla sua importanza, sul fatto che è centrale dal punto di vista economico, politico e sociale, perché essa interagisce anche con tante sfere, con altre sfere, con la contrattazione collettiva, in senso lato con il welfare, le politiche industriali, e per quel che ci interessa in questa sede anche lo sviluppo locale. L'Italia infatti è caratterizzata da una profonda diversità nello sviluppo economico e sociale, che ancora oggi divide il meridione dal resto dell'Italia. Ad esempio, sono diversi anni che il tema del dualismo territoriale vive stagioni di forte contrapposizioni, tra visioni contrapposte sugli interventi che bisogna attuare, ad esempio così tra i sostenitori del dinamismo autopropulsivo, e penso a De Rita, e quelli invece che parlano di omogeneità stagnante, come Giannola e tutto il gruppo che si raccoglie un po' attorno alla Svimez.
Per i primi è importante mettere l'accento sulle capacità dello sviluppo sociale rispetto a quello economico e tende a sottolineare le tendenze diffuse dal basso in termini di autosviluppo. Per i secondi, quindi la Svimez e Giannola, i trasferimenti economici dal centro, quindi dallo Stato alle regioni del sud, sono ancora importanti e determinanti al fine di promuovere lo sviluppo del meridione e quindi invocano, diciamo, interventi in questo senso. Senza voler qui ripercorrere una vastissima letteratura sul tema, insomma, che è data dalla nascita stessa dell'Unità d'Italia con la famosa questione meridionale, diciamo, l'interesse di oggi è molto più circoscritto, ovvero quello di approfondire il nesso tra innovazione tecnologica, lavoro qualificato e formazione continua. È di assoluto interesse, infatti, ricostruire lo stato dell'arte nei sistemi territoriali della diffusione e della distribuzione della formazione continua, la quale è fortemente eterogenea, come sappiamo, da regione a regione, e vi è una marcata differenziazione tra centro-nord e sud d'Italia. In questo contesto c'è anche però il tema dell'innovazione tecnologica e delle competenze innovative, in quanto nel campo della formazione continua, lo diceva anche il collega Baricelli prima, si può delineare una tendenza negli ultimi decenni da un modello di formazione più generalista a un modello più specialistico e focalizzato sui bisogni contingenti, sui bisogni idiosincratici dell'impresa, strettamente collegato alle innovazioni tecnologiche. E sempre per quello che riguarda le innovazioni tecnologiche, c'è da sottolineare che molte delle tecnologie attuali possono essere considerate general purpose technologies, cioè ovvero hanno praticamente un utilizzo pervasivo, trasversale, che interessa un po' tutti i settori economici. In questo senso possono anche essere definite delle tecnologie ubiquitarie, ma esse devono essere necessariamente accompagnate anche da cambiamenti nell'organizzazione del lavoro. E questo implica che per la loro piena utilizzazione, la loro effettiva implementazione in azienda, ci deve essere svolta anche una notevole attività di formazione continua. E in questo senso, diciamo, anche le innovazioni tecnologiche rappresentano sempre più, possono portare a dei profondi cambiamenti strutturali sia a livello di economia in generale, ma anche per quello che riguarda la singola impresa, perché il loro impatto è importante. E in questo senso, ad esempio, come esempio di tecnologie general purpose technologies, si può pensare nel recente passato al semiconduttori e ai computers. Invece oggi si può pensare a tutta quanta, diciamo, la panoplia che riguarda un po' questi nuovi strumenti e tematiche quali l'intelligenza artificiale, il machine learning, il deep learning, la data science, la data visualization. Questa loro diffusione ubiquitaria porta alla nascita di nuovi settori economici e di nuove imprese, porta alla rivitalizzazione dell'impresa esistente, così come all'eventuale obsolescenza e il fallimento di molte imprese non in grado di tenere il passo con il nuovo ecosistema digitale. Questo ecosistema digitale invece è importante e si appresta a divenire egemone anche in Italia, nonostante un po' i ritardi strutturali del nostro paese in questo senso, anche alla luce degli ingenti finanziamenti che il PNRR destina alla digitalizzazione delle imprese, dei mercati e della società intera. In questo senso, la competizione globale richiede oggigiorno di dover contare su una manodopera altamente istruita e qualificata, nonché a quantità crescenti di innovazione tecnologica. In Italia queste due componenti, come sappiamo, per tanti aspetti non sono state particolarmente elevate, sia per quanto riguarda l'apprendimento degli adulti che per quanto riguarda la formazione continua. Ma essi sono proprio quegli ambiti nei quali la forza lavoro costruisce la capacità di incorporare queste nuove tecnologie e anche tools, come dicevo prima, nel suo ambiente lavorativo. In generale, difatti, bassi tassi di investimenti in istruzione e formazione degli adulti portano a una scarsa utilizzazione delle innovazioni e viceversa. Io passerei adesso la parola alla prossima slide, passerei il testimone al collega Roberto Angotti, il quale è responsabile dell'indagine Indaco e quindi è la persona più indicata sicuramente per illustrare gli ultimi risultati di questa indagine.
Grazie Achille. Faccio innanzitutto una premessa. Queste indagini sulla formazione continua non sono indagini valutative, ma sono indagini di sistema. E in che senso? Nel senso che rilevano il fenomeno della formazione continua sull'intera popolazione delle imprese, nel caso della Indaco CVTS o Indaco Imprese, oppure nella intera popolazione degli adulti, nel caso appunto della popolazione adulta occupata o non occupata. Queste indagini nascono da un modello di indagini condiviso a livello europeo che è costituito dalle indagini Eurostat CVTS, cioè la Continuing Vocational Training Survey, che è l'indagine sulla formazione nelle imprese, e dalla indagine Adult Education Survey. Questo era per spiegare anche rispetto alla domanda di Pina De Angelis, che appunto noi utilizziamo queste fonti, che sono fonti di dati, per poi fare degli approfondimenti. Perché facciamo questo? Perché spesso le indagini, diciamo, alcune analisi valutative peccano di una difficoltà relativamente alla qualità del dato rilevato. Qui naturalmente abbiamo un modello di indagine che rileva gli indicatori chiave della formazione continua, che sono ad esempio quelli dell'incidenza, della partecipazione, dell'accesso e dell'intensità, e anche quello dei costi. Per cui non si tratta appunto di un tentativo, ma si tratta appunto di di rilevazione sistematica sulla base delle quali si costruiscono dei sistemi, delle basi dati su cui poi è possibile fare degli approfondimenti, come noi stiamo facendo, ma di cui purtroppo non possiamo relazionare in questa sede. Queste sono ad esempio le aree chiave dell'indagine Indaco CVTS, che rileva appunto queste tematiche. Soprattutto è fondamentale quella delle strategie, delle caratteristiche della formazione. E sono queste aree tematiche che sono condivise anche con una nuova indagine, che è la Indaco PA, i cui risultati abbiamo presentato il 20 luglio scorso, che è un'indagine che rileva l'offerta di formazione realizzata all'interno delle amministrazioni pubbliche. Poi noi abbiamo approfondito nelle ultime due edizioni svolte nel 19 e nel 20 alcune ulteriori tematiche, con quelle dell'apprendimento intergenerazionale, dell'organizzazione, della formazione, della domanda di competenze. Questi sono alcuni dati. Come vedete è possibile comparare i dati, perché sono appunto metodologie armonizzate fra l'indagine europea CVTS, che viene realizzata ogni 5 anni, le indagini Indaco Imprese, relativamente ad alcuni indicatori chiave. Questa è la situazione dei divari con l'Europa vista sulla base dei dati della Labour Force Survey. Si tratta dell'indicatore di benchmark di Europa 2020, che mostra la posizione dell'Italia per quanto riguarda i livelli di apprendimento, e in particolare il tasso di partecipazione della popolazione alle attività di istruzione e formazione dei 25-64 anni. Qui si vede chiaramente che c'è un divario dell'Italia rispetto all'Europa. Questo è il confronto dell'ultima edizione dell'indagine CVTS e CVTS 5 del 2015, dove si vede appunto che l'Italia è ancora una volta indietro, nonostante abbia fatto passi enormi, da gigante devo dire negli ultimi 20 anni, però è ancora molto molto indietro. Noi abbiamo applicato la metodologia SMOP, che è una metodologia che consente di fare un'analisi più approfondita,
è una metodologia mutuata dall'ambito dell'analisi dell'analisi medica ed è stata applicata sui dati della formazione continua in un rapporto di analisi di CUTS che abbiamo realizzato insieme ad altri istituti per il SEREFOP e Eurostat. E questi due diagrammi mostrano il confronto fra la posizione del nostro paese rispetto ad altri paesi. Quello a sinistra, l'evoluzione della situazione rispetto ai cinque indicatori chiave dell'Italia rispetto a 10 anni prima, il segmento rosso rispetto alla media europea, che è il segmento blu, mentre invece a destra vediamo il confronto rispetto ad alcuni altri paesi come la Francia, la Spagna e la Germania, e si vede che chiaramente l'Italia aveva una difficoltà nei livelli di incidenza, soprattutto, che sono stati colmati negli ultimi anni, però ha una posizione ancora, diciamo, arretrata, nonostante sia ormai ampiamente nella media europea. Ma l'Italia partiva veramente da molto lontano. Allora, i divari regionali. Ora, purtroppo credo che ci sia pochissimo tempo, perché siamo veramente in ritardo, però lascerò naturalmente il paper, le slide per chi è interessato a cogliere questi elementi diciamo descrittivi. In sintesi, esiste ancora un forte ritardo fra il nord e il sud e fra le regioni del sud naturalmente del nord, che non è stato colmato negli ultimi 20 anni, nonostante la crescita, lo sviluppo di nuove politiche di supporto e di sostegno alla formazione continua nelle imprese, come ad esempio l'avvio dei fondi interprofessionali. Questa è una graduatoria delle regioni sulla base appunto dei dati Indaco, dove si vede col dettaglio a livello regionale, e qui è possibile notare sempre attraverso la metodologia SMOP come ci siano alcune regioni che comunque, ad esempio il caso della Basilicata, che comunque in alcuni indicatori può comportarsi appunto come il grosso nella media delle altre regioni meridionali, comunque per altri indicatori invece riesce ad avere una buona performance. Così anche è possibile effettuare confronti fra le regioni con le peggiori e le migliori performance, e anche qui abbiamo il confronto su una serie di indicatori fra le regioni settentrionali e le regioni meridionali. Purtroppo, ecco, devo correre, per cui arrivo alle conclusioni, dove appunto dai dati riscontriamo un forte divario fra le diverse aree del paese, che è dovuto soprattutto diciamo, per quanto riguarda la formazione aziendale, ad un ancora eccessivo ricorso alla formazione per obblighi di legge nelle piccole e medie imprese del sud. Per quanto riguarda le politiche di gestione, la gestione della formazione, ancora un terzo delle imprese, solamente un terzo delle imprese ha un responsabile in un ufficio che si occupa della funzione formazione, e le distanze sono di 9-10 punti percentuali tra le imprese del nord e del sud, anche per quanto riguarda i contenuti, e lo scarto è sempre intorno ai 3-5 punti. La spesa per partecipante è invece abbastanza omogenea, tranne nel centro in cui è maggiore, per cui concluderei appunto ribadendo lo scarto fra le regioni del nord e del sud, che diciamo dal punto di vista dell'analisi complessiva evidentemente è un fattore che poi rallenta le performance del paese, per cui l'Italia complessivamente non riesce a posizionarsi bene a livello europeo, per cui è evidentemente
necessario aumentare l'investimento. Quindi nel quadro delle nuove politiche, come ad esempio il Fondo Nuove Competenze, oppure le politiche che nasceranno all'interno del PNRR, noi crediamo che sia assolutamente indispensabile porre una maggiore attenzione a risolvere, ad affrontare una volta per tutti questo problema del divario anche nell'ambito di un tema come quello della formazione continua. Grazie. Se c'è qualche domanda, naturalmente sono a disposizione, altrimenti passiamo all'intervento successivo. Ecco qui. Allora, va bene, quindi se non ci sono altri interventi, altre richieste, passerei alla relazione di Alessandra Pedone, dalla formazione informale allo smart learning, nuovi scenari per la formazione continua in azienda nella transizione digitale. Alessandra, puoi avviare la presentazione. Salve a tutti. Salve a tutti, sono Alessandra Pedone, collaboro al gruppo di ricerca formazione continua apprendimento degli adulti, insieme a Roberto Botti e la collega Simona Carolla e anche Domenico Barricelli. Il mio intervento verte sulla formazione informale in azienda, quindi gli scenari e le prospettive rispetto alle nuove l'introduzione delle nuove tecnologie digitali e lo smart learning, e soprattutto farò un flash sui dati dell'indagine, una delle indagini che seguiamo nel gruppo di ricerca, l'indagine Indago In-App Active Aging, della quale ha già parlato Roberto Angotti. E la breve flash sulla formazione informale e lo smart learning. Quindi in questo anno, in questi ultimi due anni, abbiamo tutti subito insomma la sfida della trasformazione digitale sulla nostra pelle. Quindi abbiamo visto, anche toccato con mano, quali sono le criticità di un'introduzione massiva e rapida delle nuove tecnologie digitali sia nel mondo del lavoro che in quello della formazione e dell'istruzione. Gli aspetti positivi però sono stati un rapido adattamento al mercato del lavoro e alle nuove modalità che sono state all'inizio obbligatorie, quindi le modalità a distanza, e sia per lo smart working che per quanto riguarda lo smart learning, e una rapida introduzione di nuove tecnologie alle quali moltissime, anzi la stragrande maggioranza della popolazione, non erano abituati. L'altro grande aspetto positivo di questa situazione di emergenza è il fatto che gli apprendimenti non formali e quelli informali si sono, soprattutto in azienda, si sono avvicinati, e quindi il lifelong learning sta finalmente diventando quello che doveva essere, quindi un paradigma per essere continuamente aggiornati e riqualificati nell'ambito delle politiche europee che prevedono un continuo reskilling e upskilling. E come ho già detto, quindi c'è stato questo anno di sfida con l'innovazione dirompente, un passaggio improvviso della formazione non formale, quindi dei corsi strutturati aziendali e obbligatoriamente, che sono stati svolti obbligatoriamente a distanza, tranne per quelli alcuni settore della medicina e alcuni per la sicurezza sul lavoro, e ovviamente sono stati adattati anche in modo repentino le metodologie, i contenuti, perché si sono dovuti adattare anche alle nuove modalità di lavoro, le modalità dello smart working, che a loro volta hanno portato un maggiore ricorso alla formazione informale. E quindi molti di noi abbiamo fatto ricorso, anche non volendo, a formazione informale in questo periodo.
Quindi il problema sia per la formazione più strutturata che quella, per quella informale resta la modalità di riconoscimento in questo periodo di transizione, quindi in questa transizione verso lo smart learning e verso una formazione che è più a distanza che in presenza. E quindi la validazione, la certificazione delle competenze sono diventate uno degli argomenti più importanti che viene affrontato sia dall'Unione Europea, caldeggiato dal CEDEFOP e affrontato nei tavoli regionali in Italia. Per quanto riguarda le criticità che sono state riscontrate, come già dicevo, dai lavoratori, ovviamente prima di tutto il divario digitale, quindi anche le infrastrutture personali all'inizio, perché essendo passati a una modalità a distanza sia per la formazione che per il lavoro, improvvisamente non tutti avevano la disponibilità di attrezzature, di infrastrutture, di connessioni adeguate. L'altro aspetto che è stato messo in luce anche recentemente dalle pubblicazioni del CEDEFOP è una poca disponibilità di career guidance nelle aziende, quindi nel mondo del lavoro, quindi sia per i lavoratori che per le aziende stesse, manca un vero e proprio orientamento professionale che possa guidare poi gli interventi formativi. E poi ovviamente il basso livello di competenze digitali diffuso in tutto il paese, siamo sempre purtroppo anche nello scorso anno del 2020 nell'indice che misura la digitalizzazione in Europa, siamo sempre all'ultimo posto e soprattutto per le competenze digitali siamo all'ultimo posto purtroppo. Attendiamo adesso i nuovi risultati per vedere se ovviamente ci saranno stati progressi nel 2020. E ovviamente le figure che sono più, che risentono di più di questi cambiamenti repentini sono gli adulti con i bassi livelli di competenze, che ovviamente non possono nemmeno pensare di beneficiare di un apprendimento digitale che magari subiscono ma non dà i suoi frutti. E lo stesso succede per chi non ha soft skills, quindi le cosiddette competenze trasversali, per chi lavora in aziende che non siano ad alto livello tecnologico, molto avanzate o smart, quindi manca anche una mentalità di crescita, quella che viene chiamata dagli americani il growth mindset, e quindi non si investe nemmeno personalmente in formazione. E l'altro rischio che c'è con una transizione del lavoro a distanza e una formazione completamente a distanza è il rischio dell'infodemia, l'ha chiamato l'OMS così, perché questo grande flusso di informazioni rischia di fuorviare poi dagli obiettivi formativi. E l'indagine che il nostro gruppo di ricerca portata avanti, della quale abbiamo avuto i risultati, quella che interessa al settore della formazione informale, è quella che riguarda l'Indago Active Aging, quindi l'indagine che studia anche le modalità di apprendimento intergenerazionale delle imprese. La formazione aziendale, quindi nell'ambito di questa indagine, è stata distinta in formazione aziendale non formale, quella dei corsi di formazione, quindi quella più strutturata, e la formazione informale, che è quella che non prevede delle lezioni vere e proprie frontali. Teniamo conto che l'indagine è stata avviata prima della pandemia, quindi non è stato possibile ovviamente rimodificare quel tipo di formazioni informali che sono limitate in questa indagine al training on the job, quindi la formazione sul lavoro, la rotazione programmata nelle mansioni, incluso l'affiancamento di lavoratori, l'apprendimento mediante la partecipazione a convegni, workshop, seminari e quant'altro, l'autoapprendimento, inteso però in questo caso sempre come una formazione decisa dall'impresa,
cioè decisa finanziata dall'impresa, ma il lavoratore che poi decide i tempi e i luoghi, e la partecipazione a circoli di qualità o gruppi di autoformazione, che è importante soprattutto per il lato dell'intergenerazionale, sempre con il requisito che la partecipazione sia considerata dall'impresa come un'attività formativa, quindi non è lasciato l'iniziativa completamente libera al lavoratore dal punto di vista individuale. Nell'indagine abbiamo rilevato, come ha già detto Roberto Angotti, che il 49% circa, qualcosa, delle imprese ha investito in formazione informale, e quindi in modalità diverse dai corsi strutturati tradizionali, diciamo. E questa quota di imprese aumenta ovviamente con la dimensione aziendale, come possiamo ben immaginare, e soprattutto è diffusa nelle grandi imprese e al nord, soprattutto nel nord-ovest, nel settore dei servizi. La tipologia però che è più utilizzata, il training on the job, è utilizzato anche nelle imprese tra i 10 e i 49 addetti come percentuale più alta del tipo di formazione informale scelta da questo tipo di imprese. Come vediamo nella tabella, le imprese che abbiamo rilevato anche quali sono le relazioni tra le imprese che hanno effettuato innovazioni e la relazione tra questo e le attività, il tipo di attività che hanno intrapreso poi queste imprese, queste aziende. Quindi abbiamo rilevato che proprio le aziende che hanno introdotto innovazioni sono quelle che utilizzano più di tutte la formazione informale, soprattutto il training on the job e la partecipazione a convegni, seminari, è doppia rispetto alle imprese che non hanno introdotto innovazioni. La parte dell'innovazione verrà poi approfondita da una successiva indagine che stiamo portando avanti, quella già svolta anno fa sull'Intangible Asset Survey, che magari che ci fornirà più magari un'analisi qualitativa su questo tipo di interazione tra la formazione e l'innovazione nelle aziende. E per quanto riguarda invece la valutazione delle attività formative, intesa come, diciamo, come raggiungimento degli obiettivi che si prevedeva l'azienda quando ha preso la formazione, vediamo che chi ha svolto esclusivamente attività informali fa più valutazione, quindi anche se ipoteticamente sarebbe stato logico il contrario, vediamo che la formazione informale viene comunque valutata dalle aziende. E per quanto riguarda, per avere un quadro europeo di quello che ci attende, insomma, per cui nei prossimi 10 anni, ho analizzato poi gli obiettivi che ci pone l'Unione Europea per quanto riguarda l'agenda per le competenze, quindi rispetto agli indicatori che dobbiamo raggiungere nei prossimi 5 anni, sappiamo che dobbiamo arrivare a un tasso di partecipazione degli adulti del 50% alla formazione negli ultimi 12 mesi. Diciamo che l'Italia in questi ambiti, a parte la partecipazione degli adulti scarsamente qualificati, non è male come livello di tasso di partecipazione, ma ovviamente per la percentuale di adulti compresa tra i 16 e i 74 anni che possiedono le competenze digitali di base, lì siamo molto indietro ancora. L'altro piano dell'Unione Europea, che poi impatta soprattutto sulla competenze, è quello del Digital Compass, il piano per il decennio digitale da qui al 2030. Quindi l'Unione Europea, la Commissione Europea ha immaginato una bussola che guiderà tutti gli Stati europei verso la transizione digitale, incidendo sulle competenze, le infrastrutture, le imprese e la pubblica amministrazione, che sono poi i temi che sono stati ripresi in tutti i piani di nazionali di ripresa e resilienza. Nel nostro piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare le misure, le missioni che si occupano della formazione aziendale sono la missione C1, che anche se è rivolta più alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale,
prevede anche delle azioni di sostegno per la riqualificazione e per i lavoratori che sono in transizione o a rischio di disoccupazione. Quindi è previsto l'approvazione del nuovo programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori, il GOL, che si indirizza più specificatamente ai disoccupati, ma prevede anche azioni in transizione. E l'altro grande pilastro di questa missione è il Piano Nazionale delle Nuove Competenze, che sta vedendo la luce in questo periodo. Anche nella missione 1, nell'asse 1, del quale penso parleranno successivamente i miei colleghi, si parla di digitalizzazione, innovazione, competitività e sistema produttivo. Quindi verrà riconfermato il credito d'imposta già previsto per la transizione 4.0 e verrà rafforzato il Fondo Nuove Competenze che è stato istituito l'anno scorso per consentire alle aziende di rimodulare l'orario di lavoro nel periodo di emergenza e favorire l'attività di formazione proprio in questa riduzione di orario di lavoro. Quindi il fondo finanzia il costo delle ore trascorse in formazione e alle imprese restano a carico i costi della docente nelle aule, però è previsto il ricorso in questo caso per questi costi ai fondi interprofessionali, quindi stiamo già vedendo una sorta di integrazione tra i sistemi che gioco forza sta avvenendo anche obbligatoriamente visto la situazione. Le nuove tecnologie che entrano in modo dirompente e l'emergenza che ci porta a modalità diverse di lavoro e di formazione. E ho analizzato poi dato il poco tempo a disposizione, e quali sono le prospettive che per alcune aziende sono già attualità dell'apprendimento non formale e informale. In particolare nello smart learning ci sono già delle modalità di questo tipo che vengono svolte nelle grandi aziende, quelle a elevato livello di tecnologia, e ci sarà quindi un'integrazione tra i due tipi di apprendimento, quindi l'apprendimento non formale e quello informale. Perché? Perché oggi la formazione deve essere flessibile, efficace, efficiente, adattabile, personalizzabile e deve essere soprattutto interattiva, come dicono anche negli Stati Uniti, ma anche oggi l'Unione Europea ha applicato questa formazione, serve in alcune aziende ad alta tecnologia, deve essere quasi immediata, quindi una formazione nel momento giusto sull'argomento utile in quel momento. Questo ovviamente porrà dei problemi a tutto il sistema, perché rivoluziona una serie di visioni completamente distaccate e crea anche problemi di coordinamento tra i vari attori della formazione e tra i vari livelli di responsabilità. Però si è notato, seguito alcuni convegni anche ultimamente che riguardavano anche i fondi interprofessionali, che si stanno muovendo anche per un'integrazione dei sistemi, quindi le agenzie formative anche stanno valutando attivando delle nuove modalità di formazione in questo senso, e quindi si potrebbero creare nuovi sistemi di apprendimento che rispondano meglio agli obiettivi che ci impone sia l'Unione Europea che il nostro piano di ripresa e resilienza. Bene, grazie Alessandra. Allora, io chiedo se c'è qualche intervento o se vogliamo posticipare le domande alla fine, perché siamo leggermente in ritardo, quindi se siete d'accordo lascerei le domande alla fine, a meno che non ci sia proprio una domanda. Ma io okay, allora... un intervento, però sì. Aspettiamo la fine, come preferisci, per me va bene anche alla fine.
Ok, allora facciamo così, ecco, li faccio alla fine, adesso passerei alla relazione di Luca Dordit, che è una relazione importante, dal titolo La formazione continua per la transizione digitale delle imprese, criticità emergenti del nuovo ecosistema Transizione 4.0 e strategie di fronteggiamento da parte degli attori chiave. Vuoi condividere la... Sì, Oh, non ci adesso penso lo io. Ok. faccio subito. Ecco. Ok, bene. Benissimo. Ecco, allora buongiorno a tutti. Cercherò di essere rapido e di stare nei tempi. Quella che vi presento, diciamo in termini ovviamente succinti, sono i risultati di un'indagine, di una ricerca valutativa compiuta lo scorso anno, diciamo chiusa lo scorso anno, diciamo sul grado di implementazione e di criticità di quello che è il nuovo sistema, dei ecosistema, chiamiamolo pure così, dei servizi per la transizione digitale, varato con una serie di politiche specifiche a partire dal 2016 e poi successivamente modificato solo in parte, diciamo affinato in interventi successivi. In questa relazione pur essendo uno dei due coordinatori del panel, sostituisco la dottoressa Sugna, con la quale comunque sono stati concordati, diciamo, i contenuti di questa comunicazione, che in questo momento si trova negli Stati Uniti all'Università dell'Ohio e ha appena iniziato proprio in questi giorni una Marie Curie triennale tra l'Università di Bolzano e la Ohio University. Riprendo, diciamo, solo in parte uno stimolo, credo, molto interessante, lanciato all'inizio di questi lavori dalla Presidente dell'European Evaluation Society, rispetto, diciamo, a quelle che sono le nuove frontiere dell'analisi valutativa, che sempre più deve, diciamo, essere adeguata, diciamo, ad analizzare elementi di complessità e di interconnessione tra policy. Ecco, questa piccola ricerca, perché in fondo si tratta di una piccola ricerca di impianto prettamente qualitativo, ha inteso, diciamo, da un lato fare il punto della situazione sullo stato di implementazione dei Competence Center e dei Digital Innovation Hub e dei loro rapporti, due, diciamo, dispositivi, due nuovi organismi previsti dalle nuove politiche per la transizione digitale delle imprese all'insegna del 4.0. Quindi fornire, diciamo, elementi che possano consentire un affinamento delle politiche, ma soprattutto l'individuazione di alcune criticità che sono sorte nel processo di realizzazione di questa policy e capire al tempo stesso, al contempo, quali sono le strategie di fronteggiamento da parte degli attori chiave che operano all'interno di questo campo. Quindi diciamo che lo schema di questa comunicazione è abbastanza semplice, ma vorrei, uno dei, diciamo, dei miei propositi è quello di evidenziare un sottotesto rispetto a quello che io andrò, diciamo, dicendo e relazionando, che è costituito dalla capacità o meno, diciamo, di un intervento valutativo di questo tipo
di poter essere interpretate in chiave di valutazione delle politiche pubbliche. Naturalmente io, diciamo, farò solamente alcuni accenni, ma spero di dare il senso di un'impostazione, di un impianto che vorrebbe rispondere a questi obiettivi. Allora, a mo' di background, molto molto rapidamente, per introdurre, diciamo, il contesto nel quale si andava operando, vi presento, ma li conoscerete già, alcuni dati che emergono dalla, diciamo, dall'indice DESI, che è, diciamo, uno degli indicatori curati dalla Commissione europea, che meglio rappresentano quello che è lo stato di implementazione, diciamo, di una cultura e di pratiche di tipo digitale all'interno delle società e delle economie nazionali dell'Unione Europea. Qui basti dire, lo vedete evidenziato con questo cerchio rosso, qual è il posizionamento dell'Italia nel 2019. Questo è il risultato del 2020, sottolineando anche tra l'altro il fatto che quest'anno l'indice ancora non è stato reso pubblico per una serie di ritardi che naturalmente, come dire, testimoniano del fatto che l'emergenza pandemica ha reso più complesso, diciamo, il campo di valutazione. L'Italia nel 2019 si trovava, qui l'asse, diciamo, più importante, l'asse delle X, cioè quello che definisce il punteggio DESI, si trova, diciamo, al quart'ultimo posto, come potete vedere, sull'asse delle Y potete notare come rispetto all'anno prima la sua progressione sia stata, diciamo, residuale, nel senso che si colloca a breve distanza da quello che era il risultato precedentemente ottenuto. Quanto invece, diciamo, alle funzioni principali di questi due nuovi organismi che dovrebbero accompagnare le imprese nella transizione digitale, troviamo da un lato i Digital Innovation Hub, che rispondono a quattro funzioni principali. Sono da un lato l'awareness, cioè la sensibilizzazione in materia, diciamo, rispetto al tessuto italiano delle imprese, in particolare alla piccola e media impresa, che su questo fronte, diciamo, fatica maggiormente ad allinearsi ai risultati ottenuti globalmente. Una funzione di assessment sulla maturità digitale delle imprese, un servizio specifico che è stato introdotto proprio con questa policy, una formazione, diciamo, a specifica generale sulle tematiche, e una consulenza che tenda a favorire l'accesso ai finanziamenti pubblici. Funzione, diciamo, trasversale poi dei Digital Innovation Hub, che operano a partire dal 2017 a livello territoriale, quindi hanno una base di tipo provinciale o comunque subregionale. Funzione trasversale dei Digital Innovation Hub è poi quella di accompagnare le imprese verso i Competence Center. I Competence Center hanno invece, rispondono, diciamo, a una finalità diversa, sono aggregazioni di atenei, di centri di ricerca, di aree di ricerca specializzati su una specifica tecnologia o su un filone di nuove tecnologie, diciamo,
di matrice 4.0 hanno come ambito di operativo l'intero territorio nazionale, proprio perché costituiscono il punto di riferimento per una particolare tecnologia. Le funzioni poi specifiche del Competence Center sono quella di un'awareness specifica sulla tecnologia, diciamo, portante, una formazione riguardo a questa tecnologia, oltre che alla, diciamo, all'offerta alla rete delle imprese interessate su tutto il territorio nazionale della possibilità di diciamo, provare queste nuove tecnologie in vivo, cioè all'interno di padiglioni debitamente attrezzati che consentano quindi di interagire in forma attiva con le nuove tecnologie. Inoltre, poi, infine, diciamo, i Competence Center hanno la funzione di finanziare e di accompagnare la realizzazione di progetti di innovazione. Queste sono, diciamo, invece le tecnologie abilitanti che ruotano attorno al concetto della transizione digitale al modello 4.0, e se vogliamo, diciamo, introdurre un argomento in più, possiamo dire che l'elemento connettivo e pervasivo a tendere rispetto a questi nuovi ambiti tecnologici che contrassegnano le tecnologie abilitanti al 4.0 è costituito dall'intelligenza artificiale, e voi capite come diciamo, un processo di questo tipo possa essere particolarmente diciamo, facilitato per le imprese che per dimensioni e per diciamo, appartenenza a un gruppo o ad una rete internazionale, diciamo, dispongono di determinati strumenti, rispetto a quello che invece è stato, diciamo, l'oggetto principale della nostra indagine, che è costituito dalle PMI. Macro obiettivi dell'indagine, quindi, sono stati quelli di analizzare i modelli di, nello specifico, di erogazione dei servizi e di governance sviluppati da questi due organismi, il loro grado di implementazione. Questo ha già un significato, diciamo, ha già un portato di tipo valutativo, ma rimane ancora, diciamo, sul fronte maggiormente descrittivo. Consultare le imprese che hanno usufruito o che intendono usufruire dei servizi per valutare l'effetto percepito di modifica delle dimensioni strutturali e gestionali, e poi, soprattutto, questo è stato il cuore un po' della ricerca, valutare il grado di implementazione complessivo dell'ecosistema 4.0, evidenziando gli elementi di criticità e le strategie di fronteggiamento da parte degli attori, quindi coinvolgendo all'interno dell'indagine stessa, diciamo, quelle che sono le visioni portate dai key actors, e dall'altra comprendere quali sono le strategie con cui stanno operando. Il metodo di ricerca ha riguardato, diciamo, ha compreso soprattutto interviste in profondità ai responsabili dei vari organismi, e poi in particolare dei focus group tematici di altissimo livello su base regionale e subregionale con gli attori su tematiche trasversali, anche ai fini della prevalidazione dei diagrammi di posizionamento che vi presenterò ora. Li guardiamo, diciamo, guardiamo prima una rappresentazione grafica perché sia più comprensibile, diciamo, quello che
vi dirò ora. Abbiamo sviluppato tre diagrammi di posizionamento che riguardano i Digital Innovation Hub, i Competence Center e le imprese e le relazioni tra questi diversi soggetti. Sono dei diagrammi a settori in cui abbiamo individuato alcune tipologie di sviluppo nelle quali è possibile collocare di volta in volta i vari attori intervistati. Andiamo dallo sviluppo, le due dimensioni portanti sono costituite, dagli assetti di governance e dal setting del servizio, a seconda che sia debolmente o in una scala graduata altamente strutturato, e dall'altra il networking dal livello limitato o addirittura assente al livello elevato. Per fare questo, quindi per circoscrivere quattro quadranti, abbiamo definito dei criteri valutativi, dei descrittori valutativi, che qui vengono riassunti solo nei termini generali. Oltre a questo, poi abbiamo individuato due percorsi di sviluppo nei quali è possibile scorgere l'evoluzione degli organismi da uno sviluppo di partenza a un tendenziale sviluppo sistemico che appunto combina in sé assetti di governance, setting del servizio altamente strutturati e un networking di livello elevato, che poi è anche uno degli obiettivi cui tendono queste politiche di settore. Abbiamo individuato due percorsi, uno che raggiunge lo sviluppo sistemico via sviluppo molecolare e il secondo che lo raggiunge attraverso uno sviluppo di tipo reticolare. Ora è chiaro che se lo sviluppo limitato è quello di partenza iniziale o di mancato avvio da parte dei nuovi organismi e lo sviluppo sistemico appunto assomma in sé al massimo grado le due variabili principali, lo sviluppo molecolare sarà più proiettato verso un potenziamento del proprio setting di tipo di servizio e di governance, a discapito invece di una connessione con gli altri attori dell'ecosistema 4.0 e diversamente lo sviluppo reticolare privilegerà invece aspetti relativi al networking. Questo riguarda, questo è uno schema generale che riguarda i competence center. Lo stesso abbiamo fatto per i Digital Innovation Hub, lo stesso per le imprese. Dal punto di vista dei risultati, in termini molto sintetici, abbiamo colto una molteplicità e una variabilità di approcci e di modelli, una forza centrifuga del sistema che naturalmente deve poter contare su una forza centripeta esercitata dagli obiettivi e dai vincoli di sistema, e questo non sempre accade, e questa è già una prima indicazione macro che può essere fornita al soggetto di governo e al legislatore. Dall'altra abbiamo colto come elementi problematici a livello macro, poi il rapporto di ricerca consta di 250 pagine, quindi affronta tutte queste tematiche anche in un modo molto più analitico,
Abbiamo notato un contrasto tra approcci a specializzazione spinta, soprattutto dei competence center, e approcci più generalisti, centrati su servizi rivolti non a una sola tecnologia su cui il competence center è particolarmente specializzato, ma sull'intero processo produttivo. E una potenziale sovrapposizione tra l'azione dei Digital Innovation Hub, dei Competence Center, della terza missione degli Atenei e di ulteriori soggetti operanti nel settore, i PID promossi dalle Camere di Commercio, i poli tecnologici, le aree di ricerca, eccetera. Concludo dicendo che poi, diciamo, tutta questa messe di informazioni e di dati valutativi sono stati sottoposti agli attori chiave attraverso 4 focus group di altissimo livello di tipo monotematico, 2 che hanno sondato 2 elementi fondamentali che sono sulla cerniera tra l'azienda e la erogazione della rete dei servizi 4.0, cioè il tema della formazione, il tema della gestione e valorizzazione delle risorse umane. Il secondo invece ha ribaltato questa prospettiva, cioè siamo partiti invece dai sistemi territoriali, pensiamo a quello della Lombardia, abbiamo cercato di cogliere come ad esempio sul tema delle filiere formative si stia costruendo una rete nella logica di sistema territoriale che metta assieme la scuola, i nuovi organismi con quelli già esistenti, la scuola, l'università, gli ITS, i servizi per il lavoro, le imprese e le nuove connessioni con appunto gli organismi di nuova concezione. Per ultimo, un focus group che ha esaminato dal punto di vista territoriale gli impatti sull'occupabilità, mettendo assieme quindi competence center, DIH, sistema territoriale di fronte ai nuovi scenari. Io mi fermerei qui, ringrazio per l'attenzione e spero di non avere sforato. Grazie Luca. Allora, io mi sembra che grosso modo siamo tutto sommato abbastanza in orario, per cui potremmo anche a questo punto aprire anche la discussione, visto che era rimasta qualche domanda in sospeso. Ecco, per cui chiederei al collega che aveva fatto la domanda prima se vuole intervenire, perché poi anche ecco, prego, Emilio Frezza. Sì, grazie. Prego. Grazie. Mi ritrovo un po' su tutte le presentazioni che avete fatto, sugli indici che avete proiettato. Il bisogno della formazione, in particolare nel settore digitale, è una cosa prioritaria per il paese, no? Cioè, nel senso che l'avete citato anche voi stessi, Italia 2026, fatta dal ministro Colao, prevede che sulle competenze digitali l'Italia faccia un salto. Oggi siamo l'ultimo in Europa, perché il DESI che è stato proiettato e riguarda tutto il DESI, ma se andiamo sulle competenze digitali noi siamo l'ultimo, dietro la Bulgaria, dietro. Esatto, quindi siamo l'ultimo, esatto. In effetti la situazione italiana è questa. La seconda, quindi qualcosa bisogna fare, e allora da tutta questa analisi molto utile, che secondo me da cui si può assolutamente partire, mi piacerebbe che l'associazione, ecco, dica qualcosa. Mi spiego meglio. Esistono ovviamente, fare della formazione continua o delle valutazioni sulla formazione nelle aziende non mi sembra semplicissimo, cioè comunque penso si possa fare, ma è una cosa, i competence center ok, va tutto bene, ma forse c'è qualcosa che si può fare molto più velocemente. Intendo dire,
Parlate di divario nord-sud, ecco, nel sud c'è tanta PA, c'è poco da fare, tantissima PA, e sulla PA c'è la valutazione, ci sono le valutazioni delle pubbliche amministrazioni. Io vi ricordo che le pubbliche amministrazioni, se andate sull'indice IPA, ne troverete 30.000, dagli ordini professionali a chi gestisce le acque, ai comuni, alla sanità, ma sono tantissime. E tutte sotto indice di valutazione, tutto con personale OIV, cioè diciamo teoricamente così. E accanto a questa figura, ripeto, ne è nata un'altra negli ultimi anni, che è il responsabile della transizione digitale, che è un dirigente, dove è possibile essere dirigente, ovviamente in un piccolo comune non sarà un dirigente, ma che deve ed è responsabile della transizione digitale nei confronti del sindaco piuttosto che nei confronti dell'ordine professionale. Allora, qual è il concetto? Il concetto è stimolare forse i due ministeri o far partire qualche iniziativa da qui che dica fondamentalmente che la formazione digitale deve essere obbligatoria o quasi, o suggerire che negli indici di valutazione ci sia una sorta di promozione verso la formazione digitale, perché oggi ne sentiamo un grandissimo bisogno. Io ve lo dico da addetto ai lavori, che ancora oggi fa formazione in questo settore, ma soprattutto che fino a ieri ha lavorato nella pubblica amministrazione. Pensate a comuni di 10-15.000 abitanti che erogano servizi, ovviamente 10.000-15.000 abitanti, dove il sistema informativo è gestito da tre persone. Fino a ieri ho fatto dei colloqui con qualcuno di questi. C'è tanto da fare, basta cominciare, cioè secondo me nel piccolo una delle cose che si potrebbe fare, nel piccolo nel senso proprio nell'anima dell'associazione, è dire che nel 2022 un obiettivo deve essere dedicato alla formazione digitale in tutta la pubblica amministrazione, per esempio. Questa è una cosa che due ministeri possono deciderlo, uno è il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'altro è il Ministero di Colao dell'innovazione e della trasformazione digitale. Nel Ministero, tra l'altro, di Colao c'è anche un ampio spazio dedicato al superamento delle competenze digitali o l'innalzamento delle competenze digitali attraverso un progetto che si chiama Repubblica Digitale, dove tutti quelli che hanno intenzione di aiutare in questa direzione hanno fatto delle proposte. Anche l'AIV potrebbe farlo. Tutto qui, grazie. Moltissime grazie. Proprio su questo tema, noi come Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche siamo attualmente impegnati attraverso un'azione non solo di analisi delle politiche formative e dell'offerta formativa nella pubblica amministrazione, ma anche di analisi delle competenze e dei fabbisogni professionali, formativi e professionali. Su questo probabilmente, ecco, potrebbe intervenire Giovanna Campanella, se vuole, la quale ha gentilmente rinunciato al suo intervento, però ecco, mi sembra veramente d'obbligo, perché insieme abbiamo fatto questa importante analisi, un censimento sull'intera pubblica amministrazione, e poi proprio Giovanna ha realizzato una parte qualitativa veramente interessantissima. Noi stiamo lavorando a tappeto con la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione. Stiamo per lasciare la parola a Giovanna, se non c'è qualcun altro che ha una domanda urgente da fare, perché Giovanna è veramente qualcosa, secondo me, di molto interessante da dirci a questo proposito. Detto così, grazie a tutti. Effettivamente il mio intervento doveva essere appunto conclusivo, ma non ha neanche una documentazione da allegare, proprio perché le riflessioni che stiamo conducendo sono ancora in forma ancora grezza e incompleta, visto che stiamo concludendo una serie di interviste all'interno dell'indagine sulla formazione continua e professionale, OFP, il rapporto sulla formazione che INAP conduce da diversi anni, e che questo ultimo rapporto consta di una parte qualitativa molto importante, come diceva appunto Roberto, che vede nella sostanza molte interviste. Diciamo che solo su OFP stiamo concludendo 100 interviste a testimoni privilegiati, esperti della formazione di diverso livello,
e status. Abbiamo intervistato storici, tecnici, rappresentanti del mondo sindacale, valutatori dei piani formativi, accademici, rappresentanti regionali, quasi tutti i rappresentanti dei fondi interprofessionali, quindi sia presidenti che direttori. E stiamo concludendo le nostre interviste con alcuni enti di formazione. Anche sul lato della PA abbiamo ascoltato dei funzionari di diverso genere, degli esperti, da Forum PA ad altri protagonisti importanti, compreso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Che cosa è venuto fuori? Ecco, la varietà dei profili intervistati, ma soprattutto la poliedricità degli argomenti trattati, restituisce un quadro che è abbastanza complesso e articolato e che noi stiamo ancora cercando di analizzare. Quello che è sicuramente importante fare in questa sede è cercare di individuare quali sono gli argomenti principali trattati da tutti in maniera trasversale da quasi tutti i testimoni privilegiati e che proprio per rispondere, cercare di cogliere lo spirito della conferenza, danno alcune risposte di valutazione e di policy. Mi riferisco nello specifico ai problemi che già in letteratura emergono sul sistema della formazione in generale, ma che con queste indagini vengono rafforzati. Intanto emerge che non esiste un sistema della formazione e quindi è più facile parlare di un non sistema o un sistema incompiuto, cioè da diversi anni appunto che le varie istituzioni affrontano il sistema della formazione come se fosse multilivello in cui gli attori interagiscono, lavorano insieme. Questo invece è quello emerso, un sistema disorganizzato che è poco connesso e che ha molto caratteri di autoreferenzialità, cioè gli attori in realtà che entrano insieme nel processo nei vari processi formativi in realtà si limitano al proprio contesto e quindi i fondi professionali negli anni hanno assunto un carattere di protagonisti nell'azione della formazione continua a scapito di una restrizione delle attività delle pubbliche amministrazioni delle regioni che nel tempo in maniera ancora non definita, perché non esiste una chiara definizione di quali devono essere i compiti regionali se non quelli di aggregare le politiche. Invece nel tempo, è venuto fuori dalle interviste della pubblica amministrazione, le regioni si sono occupati più di politiche passive e quindi hanno rivolto la loro azione di formazione principalmente ai non occupati o agli inoccupati. Quindi anche quando si parla all'interno dei rapporti dell'azione dei fondi interprofessionali e dell'aumento della formazione in Italia, in realtà non abbiamo ben compreso se questo dato è vero. Cioè se è vero che c'è stato un aumento della formazione continua, se in realtà c'è stato solo uno spostamento, un passaggio di consegne dalle regioni ai fondi interprofessionali. Questa capacità di interconnessione limita l'efficacia dell'azione formativa ed esclude le piccole e medie imprese da questo sistema. Tutto questo lo sappiamo certamente perché ce lo dice anche l'OCSE, no? Siamo l'ultimo paese che investe in formazione e che include i lavoratori nel sistema della formazione continua. L'ultimo dato del 2019 dice che solo il 20% dei lavoratori italiani riceve formazione continua sul posto del lavoro. A noi risulta, per esempio, dai fondi interprofessionali che i profili maggiormente a cui si rivolge la formazione sono uno dei profili medio-alti, manageriali. Ci risulta che esiste un divario territoriale importante, nonostante anche il grande fondo impresa, che ha un'azione territoriale, e in realtà ha difficoltà a finanziare una formazione per le piccole imprese, i lavoratori delle micro. Giovanna, scusa, se puoi concludere perché abbiamo solo tre minuti. Ecco, appunto. E quindi per pensare a una questione di policy importante, è arrivato il momento, anche grazie all'impulso dato dall'azione pandemica, no? È arrivato il momento di investire in queste attività di azione concentrica e quindi
è possibile mettere insieme i vari attori della formazione, perché già solo mettere in campo una ricerca di questo tipo e quindi rivolgersi ai vari attori istituzionali ha permesso di far dialogare un sistema. Manca la modalità, e quindi forse si può discutere della modalità. Lo stesso sui termini della formazione per l'inclusione dei piccoli lavoratori. Esistono diverse indagini, di cui Gubitta, ad esempio, un accademico, lo evidenzia, di come effettivamente esistono delle strategie innovative e formative capaci di svolgere un'attività mirata e quindi di coinvolgere anche il piccolo lavoratore all'interno dei processi di formazione. Il PNR investe su queste dinamiche, quindi è il momento sostanzialmente di lavorare e stiamo provando di dare indicazioni su questo fronte. Grazie Giovanna, veramente siamo al limite, abbiamo solo 2 minuti, anche per aver citato Paolo Gubitta. Allora Luca, io non so, ecco, se c'è qualcun altro che vuole intervenire, veramente un flash, altrimenti io Luca ti chiederei di concludere. Comunque, diciamo, i contenuti emersi oggi sono di particolare importanza, soprattutto se traguardati rispetto a quelle che saranno le nuove politiche che fanno capo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È chiaro che la formazione continua all'interno di questo contesto assume un significato diverso e anche una rilevanza più accentuata. Ora però si tratta di dotare, diciamo, queste nuove misure anche di una capacità di osservazione e di valutazione rispetto a quelli che sono i risultati che man mano compariranno, sempre all'interno di una chiave di lettura che diciamo, sappia tenere insieme complessità e interconnessione, come diceva inizialmente la presidente di European Evaluation Society, e questa credo sia la sfida maggiore che ci vedrà impegnati, diciamo, già a partire dai prossimi mesi.